Tizi, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Derby troppo importante per essere sbagliato, e sia la Vis che il Rimini arrivano con l'approccio giusto, ma le occasioni, considerando la paura che vige in campo con la palla che scotta, sono davvero poche. Il Rimini muove la classifica guardando Virtus Verona e Renate, Tina Badri e Fano, e si giocherà tutto per tutto domenica prossima, mentre la Vis Pesaro tiene il passo per vivere una nuova stagione in Serie C. La gara racconta della prima conclusione che perviene ad opera dei padroni di casa al minuto 3, ma la punizione di Lazzari non trova compagni per la deviazione vincente. L'occasione più limpida dell'intero match la Vis la crea al 17esimo, quando Gennari chiama la risposta a Scotti, la cui ribattuta termina sui piedi di Petrucci, che da buona posizione fa gridare a gol il pubblico amico, ma la sfera si spegne sul fondo. Il Rimini si vede prima della mezz'ora con Piccioni che centra l'incrocio dei pali da posizione defilata, mancando il secondo sigillo in stagione. Finale di prima frazione da una parte e dall'altra che vede impegnate le due squadre. La Vis si rende pericolosa con Petrucci, pallone alto, il Rimini con un calcio d'angolo di Candido che chiama l'attenzione Tomei. Ripresa con inizio a tinte marchigiane, ma le due conclusioni non producono l'esito sperato, mentre l'occasionissima il Rimini se la crea con Candido che ruba palla a Pastor, sfiorando con un pallonetto la marcatura. Nel finale di gara Guidone in girata mette fuori, mentre lo stesso Guidone si ripete all'88esimo, mettendo nuovamente la sfera sul fondo. 0-0 in finale, Rimini chiamato all'impresa nell'ultimo turno con il Renate. Se di impresa si tratterà, gli applausi saranno d'obbligo a Petrone e compagni, ma in certi casi serve anche il cosiddetto fattore C, C in tutti i sensi. Posteri la sentenza. Il migliore Candido sfiora la marcatura dalla bandierina nella ripresa, per la Vis invece premiamo Petrucci, si divora il vantaggio, ma è sempre una spina costante.